Benvenuta Olga, siamo felici di trovarci qui con te oggi in diretta online. Olga è un'artista russa che vive in Ungheria. Ci parlerà oggi del punto Ovei. La sua intervista sarà in italiano, quindi apprezziamo il grande sforzo che Olga sta facendo e siamo veramente, veramente contente di poterla ospitare. Olga! Buongiorno a tutti! È un piacere e un onore per me essere con voi oggi, anche se tramite internet. Vorrei ringraziarti, Adriana, per avermi invitata a questa fiera e aver mostrato la mia opera alla comunità di apprezzamento del merletto in Italia. Mi chiamo Olga Nikieva, sono russa di San Pietroburgo. Attualmente vivo a Budapest, in Ungheria. Sono stata in Italia molte volte e adoro tutto ciò che è italiano, compresi i merletti e il ricamo ovviamente. Ho iniziato da poco a studiare l'italiano seriamente, quindi la mia pronuncia potrebbe sembrarsi divertente, ma ci sto lavorando. Da quanto tempo sei nel ricamo, Olga? Ho iniziato a ricamare circa 12 anni fa. Ho iniziato con il punto croce, come fa la maggior parte delle ricamatrici, ma poi sono passata a tecniche più creative. Uno dei miei preferiti era ed è ancora la cucitura decorativa giapponese di Sadako Tetsuko. Sono anche molto interessata alla storia del merletto e del ricamo di diversi paesi, dove e in che momento sono apparse le varie tecniche e come si sono sviluppate. Spesso faccio esempi delle tecniche di cui leggo. Ho iniziato a fare il merletto ad ago dopo essermi trasferita in Ungheria circa 6 anni fa. Attualmente la maggior parte di ciò che ricamo è nella tecnica chiamata Hyōvei Chikke, o merletto di Hyōvei in italiano. Questo. Grazie. Parlaci di più di questa tecnica ungherese, Olga. Allora, è una tecnica originaria dell'Ungheria. I suoi visitatori potrebbero saperlo o meno, ma Ungheria è un paese di ricche tradizioni, sia nel ricamo che nella lavorazione del merletto. Non sono così antiche e famose in tutto il mondo come quelle italiane, ma sono certamente altrettanto creative e facilmente distinguibili dalle tecniche di altri paesi europei. Il nome Hyōvei nel merletto che faccio proviene da una piccola città, un villaggio davvero, nell'Ungheria nord-occidentale vicino al confine austriaco. Si dice che questo merletto abbia avuto origine lì nella metà del XIX secolo. È iniziato con un mestiere popolare. La sua tecnica è stata tramandata di generazione in generazione dalle donne locali. Era usata per ciò che il pizzo viene usato in qualsiasi altro paese, principalmente per la decorazione della casa, per realizzare oggetti come centrini o tende. Anche era usata per abbellire indumenti, grembiuli in particolare, e tessuti per la chiesa. In questi giorni il merletto di Hyōvei è ancora realizzato nel villaggio dalle donne del luogo. Fanno oggetti in vendita. Il villaggio ha anche un intero museo dedicato al proprio merletto. Solo il merletto realizzato in questo villaggio può essere definito il vero merletto di Hyōvei. Adriana? Ma come hai imparato questa tecnica, Olga?
Ho imparato a fare il pizzo di Hevei, non a Hevei, ma a Budapest, da una donna di nome Agnes Kovacs. Agnes è la presidente di una delle associazioni di fabbricanti di merletti e ha il titolo di maestra dell'artigianato popolare ungherese. Aveva frequentato i suoi corsi per 2 anni. La maggior parte di quello che so di questo pizzo lo devo a lei. Vado ancora alle sue lezioni di tanto in tanto. Lei continua ad essere una fonte di conoscenza e ispirazione per me. Adriana? Ma cosa distingue questo pizzo dalle altre tecniche, Olga? Allora, l'elemento principale del pizzo di Hevei è chiamato pok in inglese, che significa ragno. Il pok è un'apertura rotonda nel tessuto che riempie di pizzo. Sono le variazioni dei disegni in pizzo in queste aperture che conferiscono ai merletti di Hevei il loro caratteristico aspetto nobile. Per quanto ne so, il numero di questi disegni oggi è di circa 60. Può sembrare molto, ma dalla mia esperienza, una volta che hai imparato almeno una dozzina di disegni diversi, sarai in grado, di imparare da solo la maggior parte dei disegni rimanenti. L'altra caratteristica distintiva degli articoli con pizzo di Hevei è il bordo, ha uno schema di petali continui. Ricamare il bordo di solito richiede molta pratica e pazienza. Vengono utilizzati anche elementi di vari disegni floreali. Ancora un'altra caratteristica di questo pizzo è un insieme limitato di motivi. Ad esempio, non vedrai mai immagini di persone o animali sul pizzo di Hevei. Il suo motivo è solitamente geometrico o floreale. Si lavora anche in filo bianco e su tessuto bianco. Questo pizzo è spesso paragonato al edebo danese. Ma se lo guardi da vicino, vedrai che ci sono differenze importanti, non solo nel modo in cui sono realizzate le aperture, ma anche nei motivi. È come confrontare Emilia Arce e Merletto di Burano. Adriana. Con quali materiali lavorate, Olga? Il pizzo di Hevei può essere realizzato su vari tipi di tessuto con vari fili, ma i capi più fini e raffinati sono solitamente realizzati su batista soltissimo con fili numero 80 per il merletto ad ago proprio e 25 per gli elementi ricamati, entrambi bianchi. Tradizionalmente questo pizzo è realizzato su un tessuto teso in una cornice, come questa qui. È possibile utilizzare anche i telai, ma non tengono il tessuto abbastanza stretto. Come detto prima, questa pizza, come qualsiasi altro pregiato artigianato, richiede molta pazienza, ma non è più difficile dei pizzi ad ago. Ad esempio, per realizzare un centrino di media complessità di circa 20 cm di diametro, una merletaia esperta richiede di circa 30 ore di lavoro. Adriana? Ma Mirolik, è la comunità di Merletti su internet. Perché è così? Perché questo nome, Olga?
Merlik è il nome della mia scuola, o studia di Ricane Merlezzi, come lo chiamo io. Lavoro da solo, ma spesso ricevo assistenza da mio marito, che è il mio critico, traduttore ed editore. Offro sia corsi dal vivo che online a coloro che desiderano apprendere o migliorare le proprie capacità di lavorazione del merletto. Per lo più lavora per il gruppo di lingua russa, perché parliamo la stessa lingua. Ma il mio corso di Pizzo di Huey è disponibile online in inglese e spagnolo. La traduzione italiana è attualmente in lavorazione. L'altro aspetto di Merelix Studio è che racconto ai miei abbonati socials la grande diversità di tecniche di ricamo e tecniche di lavorazione del merletto di vari paesi. Condivido la bellezza di questi mestieri, per così dire. Adriana? Ma in quale altre tecniche e lavori puoi mostrarci anche altri lavori? Olga? Allora, come ho detto, adoro i ricami di creativi giapponesi, in particolare i disegni di Sadaka Tatsuko. Ecco alcuni dei suoi disegni a base di erbe sui cuscini. Uno, due, tre. Amo anche la tecnica italiana, ovviamente, come reticella. E Bellissimo. Emilia Ars, certamente. Molto bello. Grazie. Inizialmente li ho studiati da sola sui libri. Dopo sono andata in Italia e ho seguito i corsi presso l'associazione Il Punto Antico a San Giovanni in Persiceto, vicino a Bologna. Vorrei tanto imparare il merletto di Burano, Casalguidi, Punto Umbro, ricamo bizantino, ricamo su tulle. Tra le tecniche ungheresi mi piacciono il ricamo Urichinzesh, il Komasi e il ricamo bianco di diverse regioni. In passato ha anche preso lezioni di tecniche russe. Questo centrino, ad esempio, è realizzato con la tecnica chiamata Punta Crestec. Crestec è una piccola città in Russia. Adriana? E quali consigli oppure messaggi puoi condividere con le ricamatrici italiane, Olga? Allora, il merletto è un hobby meraviglioso, è anche un argomento molto interessante per esplorazione. Se lo impari non solo come mestiere, ma lo esplori anche come parte di un patrimonio storico più ampio, arricchisce la tua conoscenza e il tuo apprezzamento della cultura in generale. E delle culture a cui appartengono i suoi progetti in particolare. Ci sono anche molti libri meravigliosi sul merletto, ne ho un'intera libreria a casa. Sono anche molto interessanti da leggere. Quindi il mio messaggio è: studia e crea il ricamo e pizzi, e sii una persona più esperta. Non aver paura a prendere nuove tecniche, non confrontare mai i tuoi primi passi con le opere di maestri esperti. Dietro le loro bellissime creazioni ci sono ore e ore di pratica. Un buon ricamo, richiede molto tempo e pazienza. Adriano?
Olga, sei stata bravissima e è stato molto, molto interessante tutto ciò che hai detto. Apprezziamo veramente molto il fatto che tu abbia potuto parlare in italiano perché sicuramente tutte le nostre appassionate ti hanno capito, ti hanno compreso molto bene. Qui a Vicenza abbiamo le gigantografie dei lavori di Olga. Perché purtroppo per un piccolo disguido postale non abbiamo potuto avere gli originali. In ogni caso potete ammirare le gigantografie, la bellezza e la leggerezza dei pizzi di Hefei. E quindi ti ringraziamo veramente per essere stata con noi. È stato veramente bellissimo poter parlare con te, Olga. Grazie ancora. Grazie Adriana, è stato un piacere. A Arrivederci. presto, a presto, speriamo di poterti vedere presto in Italia. Grazie, bene, bene, grazie. Ciao, Arrivederci. arrivederci.